Allora, fatemi iniziare il video immediatamente ringraziando tutte le persone che si sono iscritte al mio canale ultimamente, perché ho visto insomma il numero. L'ultima volta che ho ringraziato eravamo in 97, ora siamo in 159 e per me a 3 mesi, aprile, maggio, giugno, sì, a 3 mesi e poco più dall'apertura del mio canale. A me sembra veramente un numero esagerato, quindi grazie, 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 grazie mille a tutte le persone che si sono iscritte, che mi seguono e che commentano, soprattutto a quelle persone che commentano, perché comunque fa sempre piacere ricevere dei commenti. Poi, allora, come sapete io ogni tanto, specialmente nei titoli dei video, metto dei warning, quindi degli avvertimenti, perché trovo che sia interessante, anche avvisarci e quindi rendere partecipi le altre persone di magari promozioni che si trovano in giro, di cose interessanti. Dato che oltre che di make-up, insomma, magari si parla anche di moda, eccetera, eccetera, volevo farvi un velocissimo warning, quindi darvi un avvertimento su il negozio Segue. Perché? Perché ho notato a Modena più che altro, ma ho visto che anche a Cagliari lo fanno, quindi insomma in tutta Italia, Segue sta facendo degli sconti. Gli sconti, ad esempio, a Modena erano perfettamente indicati in vetrina all'interno del 30 e del 50% su alcune collezioni. Mentre a Cagliari ho visto che non era indicato niente. Io, sapendo che alcuni prodotti erano in sconto, ho chiesto, mi è stato detto: ma queste scarpe sono in sconto? Sì. Sì, ma se non lo scrivi un altro come fa a saperlo? Vabbè, misteri della fede. Quindi tenete presente, buttate un occhio, anche se i saldi non sono iniziati, non sono iniziato ufficialmente almeno, che da Segue appunto molte collezioni sono in sconto del 30 e del 50%. Io in particolare ho approfittato degli sconti sulle scarpe. Non avevo mai acquistato scarpe da Segue. Sabato scorso poi ero a Verona e camminando mi si è rotto i sandaletti. Avevo un sandaletto alla schiava che mi si è rotto laddove si legava sull'alluce, e quindi insomma ho dovuto camminare un pochino come una disadattata per tutta Verona, ma lasciamo perdere. Quindi, dato che era effettivamente l'unico sandaletto piatto che io avessi, ho approfittato, appunto, era alla ricerca di questi sandaletti. Quando ho visto questa promozione da Segue, ne ho approfittato e ne ho comprati due. Li ho pagati, se non sbaglio, uno 16,90 e uno 13,90, quindi due prezzi ottimi di cui assolutamente si può approfittare. Allora, il primo è questo, quindi ho acquistato solo scarpe assolutamente piatte e molto basilari da poter mettere un pochino con tutto. Allora, questo, se non sbaglio, è quello che è costato 13,90, quindi un infradito in ecopelle color, naturalmente con queste luci gialle i colori sono completamente sfasati, ma vabbè, quindi con questa parte qui color pelle, un cerchietto dorato al centro con queste borchiettine e poi tutta l'altra parte che poi si lega dietro il tallone azzurro. C'è la variante color crema e la variante arancio, veramente tutte e tre molto molto carine. Poi ho comprato quest'altro sandaletto fatto così, vedete, intrecciato, metti a fuoco, metti a fuoco, metti a fuoco, sì, intrecciato così, molto morbido, che prende quindi sia la parte dell'alluce e poi avvolge qua alla fine il mignolo, quindi tutto intrecciato sempre che si lega dietro il tallone, e questa è la più cara, l'ho pagata 16,90 e questa c'è in versione gialla, che era un giallo senape che era carinissimo, e marrone. Io non amando il nero, non, diciamo le avrei preferite o gialle o marroni, ma non c'erano e vabbè. Ah, tenete presente anche che probabilmente comprerete un numero in più perché sono numeri molto piccoli. Gira che ti rigira, l'altro giorno girando a Cagliari sono entrata per dare uno sguardo, anche se i saldi non erano segnalati, appunto io sapendolo l'ho chiesto, infatti ho trovato un'altra scarpa che a Modena non avevo visto. Quest'anno va così, quest'anno
mi sta ripiacendo come quando avevo 18 anni, diverso tempo fa, il leopardato di nuovo, in maniera magari un po' più sobria degli anni 2000. Dai, videocamera, che fai? Avete visto già in un altro video sugli acquisti di H&M, tra l'altro qua sopra potete vederla, la pochette leopardata che ho preso, che non ho ancora utilizzato, e ho comprato appunto questo sandaletto, sempre fatto molto simile a quello che vi ho fatto vedere prima, solo che anche questi due quadratini marroni, non so, questi inserti, non so assolutamente come chiamarli, e anch'esso si lega poi dietro la caviglia, insomma, sono fatti praticamente tutti uguali, ed è appunto con questa fantasia un pochino leopardata, che è veramente carinissima. Io l'ho messo tra l'altro ieri, con un vestito arancio, sì, ci sta veramente benissimo. Poi, sì, è vero, la fantasia leopardata non è proprio il massimo della sobrietà, però è poco, si vede poco, insomma, si può fare. Chiusa parentesi, quindi buttate un occhio su Segue. Allora, il vero oggetto di questo video è una scoperta pazzesca che io ho fatto 2 giorni fa. Mi sono trovata all'improvviso, ero in un posto, dovevo fare delle cose. Ho una capacità di spiegazione veramente pazzesca. E a un certo punto, ad un angolo di strada, ho visto sono stata colpita dal fucsia, perché ho visto un negozio con tutte le vetrine ricoperte di fucsia, e con scritto Easy Profumerie, no, Easy Beauty. Ho sbagliato, già così. Aspettate che prendo un attimo la busta. Eccomi, dicevo, ho visto tutto questo fucsia e ho visto questa scritta qui, Easy Beauty. E ho pensato, ma a parte che io quando vedo i negozi con, diciamo, senza una vetrina, quindi con tutte le vetrine coperte, da dei teli colorati, già mi sembra roba un pochino tipo da mercato, niente, niente di serio. Però ho letto Beauty. Poi sotto ho letto cos'è che c'è scritto? Sotto, la prima profumeria low cost in Italia. Allora mi si sono alzate le antenne, sono uscite dal casco praticamente. E ho detto, alt, io mi devo fermare. E sono entrata. Tra l'altro, nell'appunto togliersi il casco, cercare di scendere dallo scooter e tutto, quindi dopo aver letto la prima profumeria low cost in Italia, ho visto che c'erano attaccati sui vetri, appunto sulle vetrine, dei cartelloni con scritto trucco minerale Neve Cosmetics. Quindi, diciamo, io ho pensato, quando ho letto trucco minerale, ho pensato, trucco minerale, mi dice qualcosa questo trucco minerale? Avrà mica la neve? Sotto leggo Zoeva, sono impazzita, ho detto, vabbè, no. Devo entrare perché io devo sapere, devo capire. Entro e il luogo era un posto molto piccolino, arredato un pochino così, essendo low cost, arredato così in maniera low cost. Allora, ho trovato una commessa tra l'altro molto molto gentile, molto carina, molto disponibile, quindi abbiamo chiacchierato così. Io sono entrata in questo posto e sono impazzita. Dunque, Easy Beauty, googlate Easy Beauty, è il nome della vostra città. Non esiste ancora un sito Easy Beauty. Sappiate che hanno la licenza come rivenditori di Neve Cosmetics di marche come Zoeva e Benecos, le 3 marche sulle quali io mi sono più focalizzata perché ho avuto modo di vederle, eccetera. Della Zoeva, dunque, io non ho mai acquistato Zoeva, non conosco i prodotti Zoeva perché non li ho mai provati. Avevano diverse cose, ma non mi ci sono soffermata più di tanto perché sono andata proprio sparata su Neve. E poi ho dato uno sguardo e ho trovato anche Benecos. La cosa bella è che, mi ha detto la commessa, è che qualora voi non troviate qualche prodotto in negozio, loro ve lo ordinano dal sito senza spese aggiuntive.
Un'altra cosa molto importante è che i prezzi che hanno loro sono esattamente i prezzi del sito, comprese le promozioni. Quindi se Neve fa la promozione, come so che c'era fino alla settimana scorsa, o non so, poco tempo fa, sul fondotinta minerale, per esempio, anche in negozio voi troverete lo stesso sconto. Quindi non troverete comunque prezzi rialzati, potete andare lì, swatchare tutto, chiedere le commesse. Insomma, io la trovo una genialata per marche, appunto, che generalmente, quindi salvo rarissimi casi fortunati, si trovano soltanto su internet, quindi non possiamo toccare con mano, ma dobbiamo fare degli ordini senza o magari cercare soltanto degli swatch su internet, e che magari non sono propriamente low cost, perché insomma, Neve non ha dei prezzi altissimi, però non costa neanche 2 lire, ecco, non è neanche Essence. Quindi io l'ho trovata una genialata pazzesca, cioè una golosità irresistibile. Quindi ripeto, voi googlate Easy Beauty, il nome della vostra città, perché voglio dire, se allora a Cagliari città ce n'è una, un'altra è a Sestu, quindi in un paese vicino, se qualche utente di passaggio così fosse di queste parti e non so, volesse sapere un'informazione del genere, quindi se c'è qua, a maggior ragione ci sarà in tante, 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 tante altre città d'Italia. Quindi voi googlate, cercate quella più vicina e se potete approfittatene perché è un'ottima cosa. Stringi Alessandra, veniamo a noi. Dunque, le luci fanno schifo, quindi approfitto per fare questo video molto tranquillamente perché tanto vi faccio vedere le cose che ho acquistato, ma sono prodotti che voi avete già visto, rivisto, 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 quindi non c'è bisogno, ecco, che io vi faccia vedere i colori esattamente come sono perché già li conoscerete tutti. Allora, parto con Benecos. Tra l'altro anche Benecos aveva molti molti prodotti. Sì. Aveva molti prodotti, però una cosa che io ho visto in diversi video è stato un blush. Il blush che è questo qui. Allora, poi cercherò di farvi vedere il colore un pochino meglio spegnendo la luce della abat-jour che ho davanti perché così può essere una cipria, può essere un rosa porcellino, può essere non so, può essere niente anche. Ed è questo, allora, Benecos, quindi si chiama Natural Powder Brow, non brush, ma blush magari, ed è nella colorazione, eccola qua, è la Sassy Salmon. Appena l'ho visto ho detto, io questo l'ho già visto, questo è il Sassy Salmon, e infatti lui è bellissimo. Dunque, questo blush, aspettate che vediamo un po', sì, ecco. Ecco, magari questo rende un pochino meglio. Sembra un rosa fucsia esagerato, però in realtà tende più al corallo che al fucsia. No, anche qua è abbastanza sfalsato. Comunque su YouTube trovate comunque un sacco di swatch. Ecco, non c'è bisogno che ve lo faccia vedere io. È un blush che è assolutamente setoso, non è affatto impolverato, certo, perché poi lo spolveri, non è affatto polveroso, dà un colore molto molto carino, non è eccessivamente pigmentato, sinceramente. E per quanto riguarda la durata, devo ancora testarlo, quindi l'ho usato un paio di volte e basta, quindi ancora non vi dico niente. Sicuramente non è assolutamente polveroso e si sfuma molto bene, questo ve lo posso dire, e poi è veramente carinissimo. Per quanto riguarda la confezione, non è una confezione che secondo me avrà una vita lunghissima, tant'è che la cialdina dentro già un pochino si muove, quindi penso che tra poco potrà anche staccarsi e la dovrò attaccare con l'attac, però ha un costo di 3,99 € per 5,5 grammi, scade, ma qua c'è scritto che scade nel maggio 2015, non c'è un mese, tipo 12 mesi di scadenza, no? Maggio 2015. Ricordiamo che Benecos fa prodotti naturali e quindi 3,99 € per un blush comunque
abbastanza grandicello anche, a 3,99 direi ottimo, anziché ordinarlo su Ecoverde e spendere. Appunto, ricordiamo che tutti questi prodotti poi alla fine, se li andiamo a comprare su internet, dobbiamo aggiungerli poi anche le spese di spedizione. Quindi a me piace tantissimo l'idea di andare in negozio proprio per questo motivo. Ed è per questo motivo che non ho mai fatto un ordine da neve fino ad ora. Parliamo di Neve Cosmetics. Allora, io di neve ho soltanto un paio di ombre. Ce la fai? Sì, sono quasi le 11 di sera, quindi è normale che io sia così. Ho soltanto un paio di ombretti che mi ha regalato la mia amica Paola e non ho nient'altro, quindi non ho mai provato nient'altro. Allora, ho comprato quattro cose. Il primo è stato questo. Cioè, non si vede proprio niente, sembra che abbia lo smalto, peraltro color fanghiglia, quando ho uno smalto di Kate Moss, vabbè, lasciamo perdere. È il Flat Perfection, quindi il nuovo fondotinta minerale nella colorazione Tan Warm. Io l'ho preso, la mia pelle inizia già ad essere poco, non abbronzata assolutamente, però rispetto al bianco-giallo inverno è un pochino più colorita. Vabbè, è inutile che io ve la faccia vedere, è appunto il fondotinta minerale che io ho già iniziato ad utilizzare e si vede. Ed è la tonalità, non la più scura, ma quella prima, con il sottotono giallo, perché poi appunto anche la commessa mi ha spiegato le diverse tonalità, le abbiamo viste tutte insieme, è stata veramente gentilissima. Sono 8 grammi e hanno una scadenza di 12 mesi. Anche la confezione è abbastanza carina, dice che ricorda i sassi, oggi l'ho letto sul sito di Neve. Naturalmente, non c'è neanche da dirlo, tutti i prodotti naturali, senza nessun tipo di nemici per la pelle, cruelty free, vegani, vegetariani e chi più ne ha più ne metta. Prezzo intero 14,90, lo stesso prezzo del sito. Poi ho acquistato un prodotto che da quando ho scoperto Neve io avrei voluto, ma mi seccava fare un ordine soltanto per questo prodotto, ed è il Flat Bookie. Il Flat Bookie, io ero convinta che ci fosse un po' più grande, col manico più grande, ma probabilmente, scusate, io sono attorcigliata sulla sedia, mi sta addormentando un piede. Probabilmente, non lo fanno più col manico più lungo. Io mi ricordo un manico verde, ma sarà una cosa di qualche anno fa, già. Comunque va bene. Si legge, sì, va bene. Neve Cosmetics. Questo è il Flat Bookie. Molto morbido, setole sintetiche, balle varie, insomma, vale sempre la regola, cruelty free, vegano, eccetera, eccetera. Me l'aspettavo un pochino più denso, nel senso un pochino più duretto, invece rimane comunque molto molto morbido. Io l'ho utilizzato, mettimi a fuoco, l'ho utilizzato sia per stendere il fondotinta minerale, e devo dire che lo stendo in maniera egregia, sia ieri sera, e l'ho utilizzato 3 volte, sia ieri sera per uscire ho utilizzato questo per stendere anche il fondotinta liquido. Fondotinta liquido che è il Color Stay di Revlon, quindi un fondotinta che non ha una stesura facilissima, perché nonostante sia molto liquido, si fissa subito sulla pelle, quindi bisogna stenderlo abbastanza in fretta, ci vuole una certa padronanza del prodotto. E devo dire che questo pennello ha fatto veramente un ottimo, ottimo, ottimo lavoro. Se penso che l'ho pagato 11,90 e l'ho pagato lo stesso tanto, forse 1 euro in meno anche, rispetto a, aspettate, questo orrore, orrore della natura, che è il numero 106 di Kiko, che è il duo fibre, che è una delle cose più orrende che io abbia mai provato in vita mia, mi viene da mangiarmi le mani. Cioè, preferirei avere due di questi senza ombra di dubbio, proprio non ci piove. Quindi, Flat Bookie. E poi per finire, i miei video sono sempre, mamma mia, lunghissimi. Per finire ho preso due pastello labbra, e sono Fenicottero e Teatro, quindi un fucsia e un rosso.
sono appunto le biomatite di neve, non devo neanche stare qua a spiegarvelo. Allora, teatro che qua c'era il prezzo naturalmente, costano 4,80, quindi normale prezzo del sito. Io ho già capito da come provo ad aprirle che questi tappi dureranno tipo da Natale a Santo Stefano, cioè niente. Questo è il rosso, ma ripeto, sono due colori non conosciuti su YouTube di più. Teatro non l'ho ancora usata, mentre invece ho utilizzato immediatamente la serie in cui l'ho comprata, Fenicottero, perché non lo so, mi incuriosiva tantissimo. Devo dire che l'ho usata una volta sola, ma mi ha un pochino deluso. Nel senso, mi aspettavo un fucsia molto più pieno, molto più scuro. Invece è un colore che sinceramente a me sembra troppo chiaro, non si aprirà mai. Qua c'è Fenicottero, ma voi che cavolo volete vedere? Proviamo. No, decisamente no, non si vede proprio, non si capisce. Speravo fosse, cioè avevo capito almeno dal tappo. Sembrava un fucsia molto più scuro. A me i fucsia non piacciono tendenti a rosa, ma mi piacciono un pochino più carichi, un pochino più scuri. E questo sulle mie labbra fa un pochino effetto Barbie. Dovrò poi provare a mescolarlo magari con un rossetto un po' più scuro, ma ci sarà modo di provarlo. L'ho utilizzato appunto come rossetto con sotto un burro cacao, quindi su tutte le labbra. Non mi è piaciuto moltissimo l'effetto, non mi ha dato un effetto colore proprio pieno da rossetto. E la durata, naturalmente, è una durata così un po' effimera, un po' breve, perché poi sono andata a cena e naturalmente è svanita molto molto velocemente. Io amo di più i prodotti labbra a lunga tenuta, quindi insomma, però ero molto curiosa di provarle. E poi sono due colori che adoro, fucsia e rosso, cioè io vorrei tutto, qualunque prodotto per labbra, fucsia e rosso, per me, io lo comprerei. Poi la commessa mi ha dato tre campioncini. Allora, purtroppo aveva finito la maschera per il viso di neve e quindi mi ha omaggiato di due campioncini di crema eterea e uno di crema sublime. Io le ho chiesto i prodotti per la pelle mista, quindi me ne ha dati due appunto di questa crema eterea con riso e acido fitico per pelli grassi o miste, che ha allora olio di riso, acido fitico, che è un estratto dal riso che ha proprietà sebo-normalizzanti oggi non ce la faccio proprio, ed elasticizzanti, olio di jojoba e filtri UVA, UVB e vitamina E. Mentre invece per quest'altra, che è la crema sublime, come vi ho fatto vedere, ha olio di jojoba, estratto di calendula, oddio, limnantes, che non so assolutamente cosa sia, burro di karité, filtri UVA, UVB e vitamina E. Quindi sono due creme differenti, una per pelli grassi e miste e una per pelli delicati e sensibili. Anche queste naturalmente vegan, cruelty free, prive di siliconi, petrolati, parabeni, prive di componenti animali, eccetera, eccetera. Dicono che siano entrambe due creme ideali come base trucco. E allora, quella eterea ha delle note gourmand, vanigliate per deliziare i sensi, mentre invece quella sublime, note dolci e cipriate per incantare i sensi. Vabbè, non lo so, non sapevo neppure che Neve facesse delle creme. Pensate un po' quanto io smanetti sul sito Neve, praticamente zero. Poi, e passo e chiudo direi, la tesserina. Allora, mi ha fatto questa tesserina qua. In questa tesserina c'è lo spazio per 10 bollini, ogni 20 euro di spesa vi danno un bollino, appunto a me ne hanno dati due perché ho speso 40 euro. Una volta completati questi 10 bollini, non ha una scadenza, avrete la possibilità di essere truccate, sì, da una makeup artist. Che
male non fa, ma oddio, da qua a finire questi 10 bollini, insomma, penso ce ne passerà molto 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 di tempo. E poi c'è una, dall'altra parte c'è un 10% di sconto, che però purtroppo io la trovo una stronzata questa. È tardi, non fa niente. Valida dal, diciamo, vale 30 giorni dal momento del vostro acquisto. Io la trovo una fesseria, anche perché a parte che lo sconto è del 10%, quindi capirai, dico, fai almeno il 20%, attira un po' la clientela, vale un mese, poi magari se la cliente ti ritorna in un mese, vabbè, io questa la trovo un po' una fesseria. Anche perché è un lasso di tempo veramente breve, lo sconto fa praticamente ridere, quindi questa cosa non mi ha ispirato moltissimo. Comunque, questo è tutto, mi raccomando, ripeto, Easy Beauty, io vi lascio anche, vi faccio vedere anche, qualora ci fosse qualcuna interessata, come si dice, l'indirizzo dei due negozi, dei due punti vendita che ci sono a Cagliari e dintorni. Fatemi sapere se voi conoscevate già questo tipo di profumerie low cost. Purtroppo, diciamo che hanno anche il risvolto negativo di essere sicuramente una tentazione pazzesca. Però dai, è una figata, va così. Ciao!